Ehi la ciurma, io sono Mazzetessa e questa è la ultima video recensione per la Ludonarracon 2021. Oggi parliamo di Disco Elysium, in particolare del Final Cut, dell'edizione Final Cut. Disco Elysium è un gioco di ruolo sviluppato da Zaum, e devo dire che sono rimasto stupito che me l'abbiano mandato da recensire. È un gioco uscito da quasi 2 anni e ha ricevuto anche parecchi premi, sia della critica che da parte dei giocatori, recensioni molto positive. Si tratta di un gioco di ruolo, come detto precedentemente, in cui andiamo a impersonificare un detective che è in una situazione un po' critica. Ci svegliamo in mezzo a una stanza d'albergo completamente devastata, siamo in una sbornia incredibile, in un post-sbornia incredibile. Dopo aver usato anche stupefacenti e via dicendo, perché siamo in un brutto periodo della nostra vita, da quello che si capisce. Però dobbiamo andare a investigare su un omicidio che è successo là. E quindi ci troviamo in questa situazione scomoda come giocatore di cercare di far funzionare tutto, insomma, e risolvere la situazione pur non avendo del tutto una collaborazione da parte del protagonista che stiamo utilizzando, perché non ricorda tantissime delle cose, sia che lo riguardano, sia che riguardano il mondo lui circostante, e sarà davvero difficile riuscire ad arrivare a una quadra. È un gioco di ruolo molto particolare, nel senso che va a prendere molte cose dai giochi di ruolo pen and paper, cioè ha delle parecchie statistiche numeriche e su di esse vengono fatti dei check di abilità abbastanza regolarmente. Ce ne sono alcuni che sono bianchi, quindi possono essere ritentati più volte, mentre invece alcuni sono dei tentativi rossi, dei tiri di dado rossi, per cui o la va o la spacca. Per esempio, se ti stanno sparando e vuoi schivare quel proiettile, o lo schivi o ti pigliano. Non è che puoi ritornare in quella situazione e andare a ritentare quel tiro di dado, a meno che non fai delle save scamming, ok, ma quello è un altro discorso, non è compreso ovviamente nelle meccaniche del gioco. Non c'è comunque combattimento in generale. Ho citato il colpo di fucile, ma non è un gioco con combattimento, un gioco di ruolo con combattimento. Queste abilità servono più che altro per dei check sulle abilità, per cui magari se crolla un pezzo, come fosse davvero un gioco di ruolo pen and paper, se crolla un pezzo di parete all'improvviso, fa un check sull'abilità di agilità, per esempio, questa non è una situazione che succede realmente nel gioco, però è verosimile. E se va bene si salva, se no perde dei punti vita. Per esempio, ci sono dei punti di vita e dei punti di salute mentale, diciamo tra virgolette, per cui questo tizio può deprimersi troppo e arrendersi, insomma, dare le dimissioni e scappare sotto un ponte, insomma, disperato, depresso, alcolizzato. Inoltre, dai giochi di ruolo pen and paper eredita un vasto utilizzo dell'inventario, per cui possiamo avere degli equipaggiamenti diversi che vanno ad alterare le nostre abilità, e ogni quest principale e secondaria andrà a fornirci dell'esperienza per salire di livello. Però in questo, come dicevo, non è un gioco di ruolo standard come ce lo si potrebbe aspettare, non è un The Witcher, non è un Fallout, non è uno Skyrim. È molto più un Divinity Original Sin, per esempio, senza però combattimenti, e in cui tutto è gestito praticamente dal dialogo. Parliamo con tutti i personaggi più volte per andare a capire delle cose, fare dei check bianchi magari con loro per cercare di convincerli di qualcosa. Esploriamo davvero tantissimo tutta la mappa di gioco, pian pianino nelle varie aree, cerchiamo di sbloccare delle nuove aree per saperne di più di che cosa è successo, perché alcune parti all'inizio non sono interagibili della mappa. E una cosa che devo sottolineare è il fatto che nella Director's Cut, nella Final Cut, scusate, è doppiato la parte di dialoghi, però non la parte di narrazione, non la parte tipo
guarda in alto e pensa. Solo il dialogo vero e proprio del personaggio. Ed è tutto in inglese. Ci sono davvero tantissime righe di testo da leggere in inglese o comunque da ascoltare doppiate. Ed è un inglese mediamente impegnativo. Io non ho avuto problemi significativi, però ci sono tantissimi utilizzi di metafore, di parole mediamente colte, insomma, non davvero estremamente specifiche, settoriali, però mediamente colte, al di sopra di quanto è il livello di difficoltà di inglese di un videogioco nella media. E tutto funziona tramite il dialogo, tutto il gioco è dialogo. Anche andare avanti, e per questo lo trovo davvero molto calzante inserito nella Ludonarracon che fa della narrazione il suo punto centrale. Perché davvero a livello di narrazione i personaggi, ma anche l'introspezione dei personaggi, del protagonista soprattutto, è una cosa eccezionale. Soprattutto nel protagonista perché più abbiamo determinate abilità sue elevate, più si scateneranno degli autodialoghi che fa il cervello del protagonista, tutti doppiati con delle lingue, cioè con delle voci diverse, che riguardano quello che sta succedendo, tipo dei ragionamenti suoi interni. Ad esempio, la parte che è più legata, diciamo, agli istinti, se vede, che ne so, una bottiglia di alcolici, dice: guarda che bello quel liquore là, potremmo quasi scolarcelo un attimo per rilassarci un po'. Abbiamo così tanto lavorato oggi, ci meritiamo davvero un momento di pausa. Mentre invece, magari la parte di enciclopedia inizia a raccontarti la rava e la fava di una macchina che hai visto per strada. E quindi inizia a dire: ah sì, quel modello me lo ricordo, era quello che aveva Pinco Panko nel 72, via dicendo. O la parte di drama, se abbiamo drama molto alto, inizia a farneticare delle cose senza senso, inizia a essere ampolloso in modo non necessario, o a fingere delle cose per il puro gusto di fingere, di creare, insomma, della teatralità nella situazione. E in aggiunta a questo, una parte davvero importante del gameplay e innovativa in ciò, perché non penso sia mai stata utilizzata in altri giochi a mia conoscenza, è il fatto che possiamo mettere a macinare dei pensieri nel suo subconscio. Cosa vuol dire? Che noi, per esempio, vediamo un quadro con un personaggio Pinco Pallo e il personaggio Pinco Pallo ci ricorda qualcuno, diciamo: mi sembra di averlo già visto. Allora mettiamo nel cervello a macinare questa informazione, cioè di costituzione del quadro, e che ne so, dopo c'è un timer di, che ne so, 4 ore, 5 ore, dell'orario all'interno del gioco, usciamo con una miglioria. Che o dei livelli in più nell'abilità, oppure sblocca il cap di livello massimo di determinate caratteristiche, appunto, o comunque fornisce dei bonus svariati, ed è davvero una meccanica molto interessante, oltre al fatto che poi ti dà una risposta super molto dettagliata, in questo caso, per esempio, di chi era quel personaggio all'interno del quadro. Il gioco mi è davvero molto piaciuto, anche se ho due punti negativi che vorrei sottolineare, perché non è un gioco perfetto, secondo me. Ci sono alcuni margini di miglioramento, nonostante sia un gioco davvero gradevole, non gli darei un 9 o un 10. Beh, è un gioco che il suo 8 se lo prende, ben meritato, anche un 8,5 magari, ma ha delle imperfezioni che non posso andare ad ignorare. Una di queste è il fatto che in alcuni momenti sembra tanto un'avventura punta e clicca, un'avventura grafica punta e clicca. Nel senso che per progredire in quella zona là magari hai bisogno di quell'oggetto che te lo dà quell'altro personaggio là, o magari che ci sono delle situazioni, soprattutto nei primi giorni, in cui sei super bloccato, allora ritorni a parlare con tutti gli stessi personaggi più volte perché
magari c'è il personaggio Pinco Panco che, con cui hai parlato una volta all'inizio, e se ci ritorni a parlare in questo momento ha una nuova linea di dialogo che ti permette di proseguire, o comunque di sbloccare quella cosa che ti permette poi di proseguire. E questo tipo di situazione in cui essere bloccato non mi è tanto piaciuta. Sono stato anche tentato un paio di volte di andare a cercare soluzioni, tipo sono bloccato, non ho più niente da fare, non so con cosa interagire per continuare la storia. Perché esplorato tutto, parlato con tutti, dici boh, cosa devo fare? E non è una situazione piacevole, soprattutto in un gioco di ruolo. In un'avventura punta e clicca te lo aspetti di più, perché dici boh, è uno standard del tipo di gioco che devi stare là magari a macinare, pensare cosa devi fare, cosa no. Me lo aspettavo molto meno in un gioco di ruolo. Poi può essere stata anche una scelta di design, nel senso che tu sei un investigatore, non è che l'investigatore sa sempre con chi andare a parlare, come risolvere il caso. Ovvio, può brancolare nel buio per un tot di tempo. Però boh, mi ha lasciato un po' poco divertito, diciamo, dal punto di vista ludico. Seconda cosa è che nonostante ci siano tante scelte e tanti modi di schierarsi all'interno del gioco, alla fine la trama principale non cambia di nulla. È uno di quei giochi di ruolo, come la maggior parte in realtà, perché è difficile riuscire ad avere delle scelte che cambiano drasticamente gli esiti di come si sviluppa la storia. Tranne, vabbè, in caso di game over. Ma in caso che uno continui, la risoluzione del caso è sempre la stessa. E in più, le lievi variazioni che possono esserci nel mezzo, tipo personaggio Pinco è morto, oppure personaggio Pallino è scappato, non vanno a incidere per nulla a livello della narrazione. Cioè, nel senso, ci sono due righe che ti dicono personaggio Pinco è morto, e quindi magari non te lo vedi in piazza il giorno successivo. Ma se per caso tu avessi fatto delle scelte diverse per cui il personaggio Pinco non moriva, lo vedevi ancora in piazza, fine, e non leggevi quelle due righe sulla sua morte. Ma non è che aveva degli esiti così fondamentalmente diversi. Ci sono delle piccole cose di poca importanza, davvero, che vanno a cambiare da una run all'altra. Per cui sono andato a indagare, perché comunque come durata è abbastanza lungo, io ci ho messo una trentina di ore per terminarlo, come effettivamente è un gioco di ruolo, per cui un gioco di ruolo normalmente non è che finisce in un istante. Come lunghezza l'ho trovato davvero che l'ha riempita bene, non era né troppo lungo né troppo corto. Sono andato a guardare appunto su internet e gli outcome cambiavano davvero poco, per cui ho detto non vado a farmi una seconda run, perché essendo che cambiano solo quelle 5 righe da una parte e 2 righe dall'altra, quello che è la trama principale l'ho vista, l'ho giocata ed è stata bella. Detto questo, io concludo la recensione assolutamente consigliando questo videogioco se avete un inglese sufficiente da poterlo affrontare, o comunque se volete provare a utilizzarlo per migliorare il vostro inglese, e vi invito a lasciare un commento, un mi piace qua sotto, iscrivervi al canale se per caso non l'avete già fatto. Porterò altre recensioni come video gameplay regolari su videogiochi un po' di tutti i generi. Io vi auguro una buona giornata e vi ringrazio per la visione. Ciao a tutti!